PlayStation non puoi comprare niente, mi sa. Cosa ce n'è da uno? Ce n'è da... serve il mio cielo? Sì. Aspetta. Non puoi comprarli? Perché non mi dai snack, sta stronza? Dimmi. Oh, sono nell'azienda di mia sorella. Eccoci qua, ragazzi, nella prima puntata di Carriera nel Crimine. Allora, ragazzi, questo è quello che è già successo neanche il tempo di iniziare. Io non sapevo determinate cose di questo gioco. Vi posso assicurare che conosco il gioco, ma veramente tanto bene, nel lato glitch e modding su Xbox. Ma ragazzi, vi posso solo assicurare che io GTA Legit non lo conosco. Guardate, continuate a guardare, ragazzi. Bella. La munition non puoi comprare niente, mi sa. Cosa ce n'è da uno? Ce n'è da quello che metti addosso. Vabbè, può venire bene. Cazzo di topper gli hai. Te l'ho detto che sono andato a Susie. È della cugina, sì. Lei. Crystal è la cugina di Susie. You thought about giving Oddio, you sai. Shares, cioè, nel senso, cerchiamo di fare un po' di... Sì, scelta, anche una maglietta, ti direi. Sì. Sono un po' vestita così, sono sbarcata ieri, guarda. Allora... serve il mio cielo? Sì. Aspetta. Allora, prendiamo l'invito. Non puoi comprarli? Perché non mi dai snack, sta stronza? Scusami? Oh, non è l'azienda di mia sorella qua. No, me l'aveva tolta come roba. Allora, ragazzi, a questo punto è successo questo, che io non sapevo, non ricordavo, comunque sia, non si possono prendere gli snack al cielo. Cioè, se un tuo associato ti invita dalla sua organizzazione, io non sapevo che non potevo prendere gli snack. Quindi cos'è successo? Siamo andati a comprare gli snack, ragazzi. Col tempo Rose l'hai presa la patente? Nel pacchetto di patatine, l'ho trovato prima. Ah, ok. L'ho mangiato, avevo fame mentre ti aspettavo, ho detto vado a comprare qualcosa. Perfetto, dai, allora guidi tu. Ma dove, perché sono dietro una scelta io? No, perché sono spawnato dalla parte opposta del mondo, cioè ancora non ho capito. Tu calcola che io sono spawnato dove c'era il cinema prima. Allora, c'è che devi dovevamo andare. Aspetta, amici. Uno. Basta. Mi sono già dimenticato dove che dovevamo andare. Qua. Tutto sto casino per andare lì qua. Comunque a piedi avremmo fatto prima. Sì, concordo. Allora, vediamo un po' come funziona qua con gli snack. Oh, bello. Allora, devi prenderli tutti. Sì. Ah, io non me lo ricordo. Perché non c'entra nessuno dal 95. Ok. Vediamo un po'. Almeno dal 2014 che nessuno usa più questi negozi. Sì, ci li ho, perfetto. Ok, e già abbiamo speso un po' di soldi che non ne ho. Mamma mia, mi sento male. Come facciamo? Sono abituato a vedere quella cifra. Allora. Adesso che andiamo a fare? No, che fai? Ma tutto tu. Non posso lasciare la macchina così, poverina, è l'unica macchina che c'ho, aspetta. Allora, dobbiamo fare qualcosa, possiamo iniziare andando a fare... Allora, io stavo pensando a fare tipo le mie scorte del CEO, facciamo un po' di livelli, se no qualche attività, tempo che arriviamo al 12 facciamo i colpi alla frica. Bravo. Quando mai non l'hai mai fatto tu ste robe, immagino? Mai. E io perché ho il volume della musica a zero e comunque sento la radio? Non è normale? Lo so, così dopo quando arrivo li controllo. Ma perché si sposta sta a fare? Oh cazzo, devo recuperarlo in movimento. Che troiata. No, se vabbè, non vai giù. Fermato. Vai, non si muove. Ok. Prendilo. Vieni te. Aspetta. Dai. Oh, ci muoio. Aiuto, Isaac. Io non sono capace di andare solo. Ok. Come no? Vedete che c'è il fuoco più attivo nel cielo. Vai con quello, vai con quello. Ma siamo in privato, mi sono ricordato adesso. No,
che fail. Va bene, dalle prossime andiamo in pubblico. Altrimenti non c'è gusto. È vero. Che fail. Tutto per la produzione. Eh no, più altro perché lo pagate. Per adesso non me ne può fregare di meno. Sì. Vabbè, andiamo in pubblico, subito dopo questa. A questo punto, ragazzi, talmente presi da giocare Legit, fare le scorte, le missioni, eccetera, ci siamo dimenticati la cosa più fondamentale, la cosa più importante, di giocare in pubblica, ragazzi. Quindi abbiamo finito di fare quello che stavamo facendo e subito dopo siamo passati in una pubblica. Ed è successo questo, ragazzi. Guardate perché è penosa la cosa, ve lo giuro. Piena. Ascolta, siamo qui, faccio le tue scorte. Così poi ci facciamo la vendita. Non so che parcheggio era, però era stiloso e mi piace. Ma perché è sparita la macchina? Oddio, chi è questo? No, zio. Aiuto! Povero Cristo. Aiuto! È rango 221, secondo me. Ci apre il culo questo. Potrebbe picchiare male. Finisce. Però sono aumentato di livello perché ero vicino a te. Oddio. Vabbè, fanculo, dai. Faccio uccidere. Minchia. Ok, ancora lì. Hai tarango 5, attenzione. Dai che l'ho colpito con due colpi di cecchino. Minchia, dietro la pianta. Ma porca troia, ma guarda questo. Da quant'è che combatto su sto gioco? Basta, sta scappando. A questo punto, ragazzi, vi farà capire meglio. Sono arrivato lì, ho visto questo tizio, ci ho sparato due colpi. Il primo, tra l'altro, l'ho failato, ragazzi. Sono scarsissimo, devo allenarmi per forza. Comunque sia, a questo punto il tizio si è messo contro di me e di Philly. Rango 5, ragazzi, rango 5 tutte e due eravamo. Ed è successo questo, che praticamente, oltre a chiamare un suo amico, ragazzi, si sono messi in fantasma penosi, ragazzi, penosi. È arrivato l'intruso. Ah, questi sono i soccorsi. Dai, ma seriamente? Dio santo, state carini. Ah, mi ha preso, bastardo. Stava morendo, eh. Porca puttana, sta polizia, come la odio, raga. È proprio fastidiosa. Vabbè. Distruggi l'autobus del penitenziario, cos'è? Non ho idea, non voglio saperlo. Ma perché non? Sei un'organizzazione fantasma. Sei un'organizzazione fantasma. Ma dai, ma che pagliacci, guarda. Contro due ranghi 5 si mettono in fantasma. Un 330-220 contro due ranghi 5. Mamma mia, ragazzi, state facendo una figura di merda. State facendo quando uscirà sto video. Una figura di merda. Non ho più niente. Niente. 50.000 di munizioni. Eccolo lì, che siamo poveri già di nuovo. Cristo. Ma io questa qua, guarda, da non crederci, eh. Due ranghi 5 si sono messi in fantasma. Ma il 300-200, ranghi 5 siamo noi. Sì, appunto, noi ranghi 5 si sono messi in fantasma quelli con 200-300 di rango. Mamma mia, che pagliacceria. È vero che fossimo due tryhard, cazzo, da 95 più o meno che non facciamo più pubblico. Faccio sta vita da una vita. Allora, ti devo invitare all'interno. Però sai che già 90.000 con quanto? 40 minuti neanche. Sì. Hanno velocizzato il bunker. 36. Hanno velocizzato il bunker, mi sa. E non lo so, è anche quello è dal 15-18 che non ci vado. Bisogna vedere. Ma che cazzo fa? Gli sparerei. In modo. Sì. Allora, facci? Inventario, aspetta, munizioni. Vai guida, non rompere i coglioni. Devo dire che mi vuole bene. Sì. Rose, soprattutto. È l'incarnazione maligna quella.
minchia, sembra il demonio in questo modo. È certo, è demoniaco. Cioè, posso capire perché vuoi tagliare tutte le parti in cui guidi. Minchia, c'è. Due ce n'erano di alberi, oh. Due. E due ne hai presi. E due ne ho presi. Allora, io mi piglio tutta la mia calma qua. Ma l'ho ucciso. Infatti. No, hanno ucciso te, non me. Oddio. Ragazzi, scusate per la mia scarsaggine, vi prometto che migliorerò di nuovo e tornerò più forte di prima, ragazzi. Continuiamo così. Piace, piace. Cioè, dobbiamo aspettare, aspetta che arrivi l'aereo da fare. Che arrivi. Signore lato. Giro di qua, intanto facciamo manovra che sto un po' da girare una roba orribile. Eccolo! Viaggia che da paura, Ma ci arrivano in testa, ci esplodono in testa. No, ma speriamo ci arrivano in testa. Come sei l'aereo da carico? Sì. Vai, fi. Ok, adesso dove devi andare? Allora. Questi mi hanno già rotto tre quarti di cazzo. Dove sono? Scusami. Aspetta, c'è una bomba. No, fermo. Lascia stare. Ok, vedete anche qui. Vediamo se riesco a gettare le scorte nel lago come l'altra volta. No! Ma le mie! Ma quando arrivi sul punto giallo, E se lo salti con quello... Eh sì, perché basta che prendi un avvallamento che si gira sopra. No, è quello lì prima del bunker. Se lo fai con la tua macchina, voli oltre il punto giallo. A questo punto, ragazzi, una volta fatti quei due spiccioli, veramente, raga, io non ho mai giocato così, mi sto divertendo, ve lo posso giurare che mi sto divertendo. Non ho mai giocato a GTA Legend e la cosa è divertente, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti che stiamo notando che i pagamenti sono un po' migliori, quindi è giocabile e fa anche piacere, nonostante ci sono sempre delle piccole inconvenienze della gente che rompe coglioni. Comunque sia, ora è il momento di andare a acquistare due armi, ragazzi, maxare una carabina. Sì, perché qua non c'è, io non so dove andare a prenderla. Però onestamente sono pigro per scoprirlo, quindi carabina speciale che costa 14.000. Io dovrei già averla. Dove cazzo è? Recatore a tamburo. Esteso, carico a tamburo, mirino e basta. Silenziatore, impugnatura. Ok, almeno la carabina ce l'abbiamo decente. Poi armi corpo a corpo ne ho io. Cosa ci serve? La pistola? Il cecchino pesante. Mi ha lasciato la pistola lanciarazzi. Ah, è vero, una seconda davanti, fantastico. Fili, partiamo così, vai. Ma c'è... che ladro! Minchia, era lì, eh! Sei partito 6 anni prima! Era lì! Ti giuro che l'ho vista lì, ci fermiamo e lanciamo una bomba! No, vabbè, vai! Io schifoso, ho preso il cartone e me l'ha spostato! Sì, cazzo! Ecco. Sì, cazzo, sono passati in mezzo! Vabbè... Sì, cazzo! Sì, cazzo! Non posso, via! Non ci credo! Non ci credo! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Non ci credo! Ma guarda dove era il coso! Ma dai! Ma non ci credo! Non ci credere, bastardo! Pezzo di merda! Non ci voglio credere, te lo meriti! E niente, regà! Per oggi, per il primo episodio, è tutto, ragazzi. Spero che questa serie vi interessi, che vi diverta e cercheremo di fare divertire anche voi, ragazzi. Vi lascio un piccolo spoiler di cosa è successo nel prossimo episodio, ragazzi. Bella. Tutti. L'ho tirati giù tutti. No, arrivo un laser. Potrei farlo il video anche stile reaction. Arrivo un laser. Vai. Passiva. Vabbè. Fili, dove sei? Morto. Mi hanno cecchinato. Ma i coglioni, era un laser.